Ultimo consiglio comunale per il sindaco di Melpignano Sergio Blasi, che dopo 15 anni lascia la guida del suo municipio. 15 anni di sviluppo culturale, ma anche di grandi battaglie in tema ambientale, che hanno fatto di Melpignano uno dei comuni più virtuosi d'Italia. Eppure, ironia della sorte, proprio su una questione di grande rilevanza ambientalistica, quella relativa al fotovoltaico, Blasi ha dovuto mettere i puntini sulle i. I consiglieri infatti erano stati chiamati a votare una delibera che attuasse in maniera più restrittiva i vincoli imposti dalla legge regionale 31 del 2008 per quanto riguarda la destinazione dei terreni ad impianti fotovoltaici. Eppure ai rappresentanti della minoranza ciò non è parso sufficiente. Ne è nato uno scambio piuttosto acceso, perché Blasi proprio non ci stava a passare come un devastatore del suo territorio. In realtà la discussione di ieri si inserisce in un filone polemico nato alcune settimane fa nel vicino comune di Cursi, dove Blasi era stato accusato di concedere con troppa leggerezza le autorizzazioni alle società che volevano installare impianti fotovoltaici sul suolo comunale. Ne è seguita una conferenza stampa ed infine, ieri, un ultimo atto amministrativo per mettere la parola fine alle polemiche e alle strumentalizzazioni. Avvis polemica, diciamo, di quest'ultimo consiglio comunale, perché sai, è come per i ragazzini nei fumetti, no? Uno ha il mito di Zorro, vorrebbe fare meglio di Zorro, no? E loro è così, si sentono frustrate dal fatto che questa amministrazione non gli ha dato molto adito a possibilità di interventi seri, diciamo, all'opposizione, no? Hanno sempre rincorso quello che noi abbiamo proposto come maggioranza, anche questa sera, a fare la polemica su un fatto, cioè loro volevano che noi dicessimo non si possono impiantare impianti fotovoltaici sul territorio di Melpignano, punto. Noi invece, rispettando la legge, abbiamo ampliato, e cioè sottoposto a vincolo, ulteriori parti di terreno rispetto a quelle già vincolate con la legge 31 del 2008 della Regione Puglia, cioè in amministrazione comunale si fa così. Cioè, non è che siamo a un convegno o a un comizio in piazza in cui dici non vuole, cioè, per ottenere quel risultato devi fare alcuni passaggi. Vabbè, però non tutti hanno i consiglieri che si meritano, diciamo, no? A volte uno ha quello che si ritrova che dobbiamo fare. E quindi niente, però sono contento perché volevo proprio esserci l'ultimo consiglio comunale dopo 15 anni che sono in quell'aula consigliare. Questa sarà stata la mia ultima volta. È stata un'esperienza straordinaria, bellissima. Soprattutto perché ho ricevuto molto in questi 15 anni. La cosa che dirò quando saluterò durante la campagna elettorale dei miei cittadini sarà grazie, semplicemente grazie per quello che mi hanno dato in questi 15 anni, perché è stata una delle esperienze più straordinarie che, diciamo, una persona possa aver fatto nella vita. E questi primi passi su un piano diverso, diciamo, della politica mi fanno già rimpiangere, diciamo, il lavoro di questi 15 anni di amministratore, 10 anni di sindaco qui a Melpignano, che sono stati belli. Il tema dell'energia sarà poi ripreso nel prossimo dibattito, nell'incontro di dialoghi virtuosi, un incontro voluto da voi e che testimonia quanto comunque considerate diciamo così centrale la politica dell'energia e dell'ambiente come politica di sviluppo per il territorio. Sì, anche questo dimostra quanto sia singolare, diciamo, quella che ormai fu la minoranza consigliare del comune di Melpignano, visto che anche loro finiscono stasera, dopo possono sfogarsi con i comizi, diciamo, in piazza. E cioè che noi abbiamo messo in piedi, citavano il professor Pallante, ma il professor Pallante è da 2 anni che lo invitiamo noi a Melpignano per discutere di questi temi. Dopodiché non è che quello che dice il professor Pallante è il Vangelo, cioè vuol dire, si possono anche condividere molte cose, ma si può anche dissentire su qualche cosa. Come non è che quello che dice o che fa l'amministrazione comunale di Melpignano è il Vangelo, si possono condividere molte cose, si possono dissentire su altre. Il problema è quando fare in maniera abbastanza banale, polemica su fatti che invece avrebbero bisogno del contributo di tutti, la tutela e la salvaguardia dell'ambiente, e pensare che questa terra possa permettersi anche un modello di sviluppo differente rispetto a quelli che normalmente anche la cultura del secolo scorso e quella di inizio di questo millennio in qualche modo ci ha imposto, no? Cioè la cultura
cultura dello sviluppo fordista, diciamo, la grande industria, l'inquinamento, la non tutela e la salvaguardia del patrimonio ambientale, paesaggistico, eccetera. E noi invece pensiamo che si possa, partendo da questa terra, non scimmiottare modelli che non ci appartengono, ma in qualche modo provare a costruire modelli che sono nostri, cioè essere quello che Cassano, il sociologo barese, diceva fin da qualche anno fa, soggetto del pensiero, e quindi provarlo a pensare da noi il nostro modello di sviluppo. Ed è quello che abbiamo provato a fare in questi anni, quando abbiamo deciso che le scuole non dovevano essere umide e traballanti, no? Cadere al primo tremare di terra, come è accaduto in tanti luoghi anche del sud Italia, ma avere il parquet nelle aule, avere il riscaldamento sotto il pavimento, perché i bambini che stanno a scuola hanno bisogno di stare in luoghi adeguati per studiare al meglio. Oppure come quando abbiamo voluto segnalare che l'acqua è un bene comune. Vuol dire, adesso sento una grande discussione interno a questo tema. Beh, noi 6 anni fa abbiamo acquistato e chiesto a degli idraulici di installare i riduttori di flusso in tutte le case delle famiglie dei melpignanesi, comprese quelle della Doccia. Quando abbiamo realizzato la prima mediateca pubblica per dare la possibilità ai nostri ragazzi di nuovi strumenti che l'innovazione tecnologica gli forniva, di averli a disposizione gratuitamente. Quando paghiamo i libri di testo per sancire con forza e concretamente il valore del diritto allo studio, che è un diritto costituzionale, ma che spesso viene vanificato dal fatto che andare a scuola costa. Allora noi paghiamo sostanzialmente, abbiamo pagato per lunghissimo tempo i libri scolastici il 100%, dalle elementari alla maturità. In questi ultimi 2 o 3 anni ne paghiamo l'80 e poi il 70%, viste anche le condizioni in cui si trovano i comuni, ma comunque abbiamo voluto mantenere e segnalare con forza il fatto che il comune interviene con propri fondi e ben al di là di quello che è il minimo contributo che le regioni o che lo Stato danno intorno a questo tema, con sostanzialmente la quasi gratuità dei libri di testo, e per una famiglia questo pesa quando devi mandare un figlio a scuola. E così tante altre politiche, da Manu Chao alla notte della Taranta, dalle politiche ambientali, adesso questo progetto del fotovoltaico sui tetti, il wifi, la raccolta differenziata che da 10 anni ormai supera il 70% in maniera stabile, avendo anche una tassazione sostanzialmente tra le più basse che ci sono in provincia di Lecce, ma io dico nella regione Puglia, perché vedendo quali sono i dati è così. Insomma, 15 anni di straordinario lavoro e anche di tante belle soddisfazioni.